Wish I Was, disco di Ayla, remix del DJ tedesco Zuete. Mi piacciono un sacco questi. È molto sexy, sì. Molto... Entri, no? Sì, in empatia? In quel mood, tiro via i pantaloni, le calze, i capezzoli. Vedi, mi diventano turgidi. È arrivato il momento di collegarci con un nostro amico ormai, lo possiamo chiamare amico? Ma certo che è un amico, cioè, abbiamo la collaborazione di personaggi veramente molto intellettuali quest'anno, che elevano il livello del nostro programma. È una mattinata di poeti, diciamo così. Ci colleghiamo con il cantautore, sceneggiatore, regista Federico Zampaglione. È considerato il poeta della musica. Nel cinema è regista di film dimenticabili, sceneggiatore di sceneggiate depresse malinconiche, famoso perché si bomba Claudia Gerini. Immagini si bomba Claudia Gerini che lasciano il segno. A Sanremo se lo ricordano tutti perché è stato sempre scartato. Su M2O se la canta e se la suona Federico Zampaglione. Il leader dei Tiro Mancino è a casa sua in via dell'Acqua Santa a Roma, con una coperta di flanella, in preda ad allucinazioni causate dalla febbre del sabato sera. Discrezione di un attimo, sensazioni che cambiano, ai che dolore, sai. Ho avuto una ricaduta e sto proprio male. Ho già questa influenza intestinale, ai 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 ai. Buongiorno Federico, benvenuto da QPP. Ma come mai stai sempre male? È vero che l'influenza intestinale sta prendendo un po' tutti, però insomma. Ciao ragazzi, sono stato 5 giorni in bagno. Non riesco a mangiare, assumo solo liquidi. Aia. Ah sì, anche a me succede sempre, quando mi prende l'influenza intestinale, poi lì avanti di minestrina per giorni. Mai la minestrina, mai. Ti viene diarrea malamente. Mai la minestrina, mai. Poi ti frega e ti basta un attimo. No Pippo, lo devi sapere, la minestrina no. Che prendo? Stai male. L'avevo lasciata, le prese con il pezzo per Fedez l'altra volta. Cosa sta facendo oggi? Ragazzi, stavo dividendo a metà l'antibiotico perché ne assumo tanti da diversi giorni, una intera. Mi sembra troppo. Devo riprendermi perché devo scrivere un pezzo per un inviato di un programma televisivo che pare vada molto bene. Ah, benissimo. E chi sarebbe questo inviato? Un attimo che cerca. Anche televisione fa. Ah, boh, aspetta, fa tutto. Che poggio il pezzo di antibiotico. Sì. L'ho diviso a metà. Sì. Bene. E ne prendo un pezzo. Sì. Ah, ce l'ho qui, ecco il pezzo. L'ha trovato. Ma cosa fa? No, no, Federico, no. Buono questo pezzo. No. Senti che pezzo di antibiotico. Senti come profuma questo antibiotico. Di solito non profumano mai così. Aspetta che cerco. Lui è il pezzo di antibiotico. Federico, se prendi l'antibiotico, fumare fa male. Poi ha maggior ragione che sei in diretta, dai. Ragazzi, accannate prima di subito. Eccolo qua, scusa, ce l'ho tra le cartine. Ah, ce l'ho tra le cartine, ce l'ho scritto. Ah, Costantino della Gherardesca. Ah, ma dai, è l'inviato di Pechino Express che sta facendo ottimi ascolti. Ma non lo conosci, scusa? I programmi televisivi li guardo raramente. Li conosco quindi malamente. Ah, ma questo inviato cosa fa? Beh dai, Costantino della Gherardesca è un po' il factotum di questo programma, dove i concorrenti vanno in giro per l'Asia senza soldi. È una sorta di reality. Ma non ho capito cosa hai detto. L'hai pronunciato precipitevolissimevolmente. Ho detto reality. Reality? Sì. Ah, aspetta che metto la cassetta, che mi sono registrato apposta una puntata. La cassetta? Ma dai, ma proprio il VHS? Sì, allora... Un po'... No, io sono rimasto indietro, scusate, perché il VHS c'ha il suo fascino. Anche quando compongo musica. Sì, infine, ecco, un attimo, Filo la cassetta. Eccolo qua. Ma dai, ma lo devi vedere proprio adesso. Reality, eccolo, eccolo. Bella. Bella puntata. Bella, bella, bella. Bella merda. No, Federico, no, non dica così, per favore. No. Mi peggiorò l'influenza in un tempo piccolo. Mi prende male.
sta intestinale. All'improvviso mi ritrovo chino. Sì. Poi mi stimolo guardando Costantino. Pensi la saracinesca con la mia anima. No! Con della ghelardesca, questa volta infima. Sei parole sul pavimento. Raga, non vi dico come mi sento. No, no, dai, Federico! Sento che ti stiamo perdendo così. Scusate, sto proprio male. Questa ghelardesca mi sta uccidendo. No. Mamma mia, è peggio di questo antibiotico. Federico! Sto sudando freddo. Basta, dai, ma mamma allora. Mia, che merda. Vogliamo la gradesca sapere. Proprio no, ti no, prego. Federico, non vogliamo sapere cosa fai nel dettaglio mentre guardi Pechino Express. Mamma dai. Mia, è così. Ragazzi, non vi accollate, vi prego, sto male, mai stato così. Mollatemi un attimo. La sensazione di un attimo. Mi è cresciuta l'ispirazione. Forse ecco, un attimo, vi devo accannare che devo scrivere il pezzo. Ecco, va bene. Sì, abbiamo capito, facciamo così. Per oggi ti lasciamo stare. Ciao Federico Zampaglione. Ciao. Mamma mia, ciao. A-Q-B-B, I love it. Mi sa che Costantino della Gherardesca non ha fatto un granché bene al nostro Zampaglione.